In un mondo perfetto, tutti noi andremo a dormire con quella sensazione di leggerezza, di aver fatto tutto durante la giornata, di aver fatto il nostro workout, di aver portato a termine i nostri compiti della giornata, i nostri progetti, aver passato tempo con i nostri figli, con i nostri compagni, avendo cucinato, stirato, steso, lavato, letto libri di sviluppo personale, lavorato sulla nostra relazione e preparato già il pranzo, la colazione e la cena per il giorno successivo. Ma non è proprio così che funziona. Infatti ci sono centinaia di cose che sono davvero, e quando dico davvero intendo davvero importanti per noi stessi, che rimandiamo ogni singolo giorno della nostra vita. Per questo mi sento di dire che ognuno di noi ha dentro di sé un procrastinatore seriale. Ci sono sicuramente diversi livelli di procrastinare, ma posso affermare con certezza che questo mostro non risparmia davvero nessuno. Alzi la mano chi non ha mai studiato l'intera notte prima dell'esame perché mancavano ancora 5 capitoli. Chi ha speso ore e ore a guardare tutti i newsfeed di Facebook sdraiato a letto con il cellulare, partendo con un loop per cui andiamo a vedere l'amico che ha commentato, l'altro amico che ha commentato, quell'altro amico che io conoscevo quando ero alle scuole superiori. E ci troviamo dopo ore a dire un attimo. Perché avevo aperto Facebook in origine? Oppure alzi la mano chi non ha detto ok, per questa settimana tanto non ho mangiato bene, ricomincio la dieta lunedì prossimo, tanto è già andata, per poi magari mangiare pizze, gelati, lasagne e chi più ne ha più ne metta per quella settimana e posporre continuamente la dieta del lunedì. Oppure alzi la mano chi non ha fatto un binge di video YouTube uno dopo l'altro, invece che studiare o scrivere quel progetto che tanto ci sta a cuore e che tanto cambierebbe la nostra vita. Un attimo, stai procrastinando anche adesso, cercando di capire perché stai procrastinando guardando questo video? Se ti ritrovi in questa descrizione e se pensi di avere questo procrastinatore seriale dentro di te, in primo luogo metti like a questo video in modo che ci sentiremo tutti meno soli. In secondo luogo, oggi sei nel posto giusto, perché da qui potrai iniziare a capire come funziona la dinamica del procrastinare, perché affligge tutti noi e che tipologia di procrastinatore sei. Infatti ho definito 5 tipologie di procrastinatore e il primo passo per iniziare a debellare il procrastinatore che è in noi è proprio quello di riconoscere la nostra personalità e il perché lo facciamo. Ma prima di concentrarci sulle 5 tipologie di procrastinatori che abitano questo pianeta, voglio condividere con te quello che io ho imparato su questa dinamica così radicata dentro di noi. Infatti esistono due principali tipi di procrastinazione. La prima tipologia è la procrastinazione con deadline, significa con una data di consegna. Procrastiniamo in questo caso quando abbiamo un esame, quindi ci dobbiamo presentare avendo studiato tutto il programma, oppure dobbiamo consegnare un progetto, oppure i compiti della scuola che dobbiamo presentare il giorno dopo, oppure preparare il materiale per una presentazione in una riunione di lavoro. Ecco, tutte queste azioni che noi rimandiamo sono quelle che cadono nella categoria del procrastinare con una deadline, con una data di consegna. Cosa succede nel nostro cervello? Pianifichiamo e pianifichiamo il carico di lavoro, ci sembra talmente perfetta la pianificazione che ci diciamo: quasi quasi oggi invece di studiare, dato che c'è un mese prima dell'esame, vado a fare shopping o vado a prendere il caffè con la mia amica. E così spostiamo in avanti il carico di lavoro fino ad arrivare a provare ansia, stress, panico, piangere, proprio perché ci sentiamo talmente sotto pressione i giorni prima dell'esame. E perché abbiamo rimandato fino veramente all'ultimo secondo dove non possiamo più rimandare. Quindi subentra il panico nella nostra mente e in un qualche modo iniziamo ad agire invece di procrastinare. Ma esiste una seconda macro categoria di procrastinazione che è estremamente subdola perché è molto diversa dalla prima categoria, che è nota un po' a tutti noi. La seconda categoria è proprio quella senza una deadline. Quanti di noi in un momento della propria vita hanno detto la prossima settimana mi metterò a dieta, la prossima settimana andrò in palestra, oppure voglio scrivere un libro, voglio viaggiare il mondo, voglio aprire un business online per fare più soldi, voglio iniziare a meditare, voglio svegliarmi prima, voglio andare a letto prima, voglio leggere di più, voglio spendere più tempo con i miei bambini, voglio spendere più tempo con la mia famiglia. Ecco, tutte queste cose che noi ci ripromettiamo e che nella nostra testa sono così importanti perché chi di noi non vuole essere
in salute. Chi noi non vorrebbe avere un corpo sano oppure una mente attiva e quindi leggere e informarsi e fare della propria vita al massimo senza continuamente sentire che sprechiamo il nostro tempo? Ecco, tutte queste attività che continuiamo a posporre, dove non c'è una deadline, quindi non subentra quella cosa che ci fa agire, che è il panico, tutte queste cose che noi posponiamo, che noi rimandiamo nel tempo, sono quelle cose che per noi sarebbero importanti e che farebbero la nostra felicità. Quando ho iniziato a distinguere queste due tipologie di procrastinazione, mi sono resa conto che la nostra infelicità, la nostra depressione, la nostra ansia, il nostro malessere non è altro che il risultato di questa dinamica interiore. Pensateci, quando ci lamentiamo del nostro corpo non è altro che il risultato del nostro non intraprendere alcuna azione, oppure ci lamentiamo delle circostanze, ma in realtà c'è sempre qualcosa che potremmo fare per riuscire a migliorare la nostra condizione. Il punto è che spesso ci vuole tanta forza di volontà, ci vuole tanta disciplina e ci vuole soprattutto tempo, e questo crea un grandissimo blocco nell'agire. Quindi il risultato di tutto questo procrastinare di fatto ci fa sentire miseramente falliti perché non riusciamo a portare a termine come vorremmo tutti i compiti che per noi sono importanti, ci fa sentire spesso spettatori della nostra stessa vita, quindi non ci sentiamo più protagonisti perché procrastinare dopo procrastinare, dopo procrastinare, mentalizzare, pensare un giorno voglio fare, un giorno mi piacerebbe, senza mai arrivare a farlo, ci fa in un qualche modo perdere il contatto con l'essere protagonisti della nostra vita e di fatto spesso ci blocchiamo in questi loop negativi in cui abbiamo queste sensazioni di infelicità, non capiamo bene perché e siamo completamente paralizzati e bloccati dai nostri stessi pensieri, quando una soluzione immediata sarebbe quella di smettere di procrastinare sulle cose che sono davvero importanti nella tua vita. Il primo vero passo che io ho identificato per combattere il procrastinare è quello di capire di che categoria fai parte, perché ci sono diversi tipi di procrastinatori e sono diverse le motivazioni che ci fanno procrastinare. Io ne ho identificate 5 in base alle caratteristiche del procrastinatore. Non preoccuparti se ti riconosci in più di una categoria, è totalmente normale, ma sono sicura che se guardi dentro di te riconoscerai la categoria preponderante. Quindi il primo vero passo per iniziare a debellare questo mostro non è quello di leggere quegli articoli tre modi per smettere di procrastinare da domani, perché quelli sono solamente strumenti e tattiche, ma il primo vero passo è iniziare a capire qual è la nostra dinamica e iniziare quindi a lavorare su proprio questa dinamica interiore. Per fare questo, concluso questo video, potrai avere accesso ad un video più specifico e strategie e strumenti definiti proprio per ogni tipologia di procrastinatore che possono aiutarti a lavorare su questa parte di te che ti sta separando sempre di più dai tuoi desideri, dai tuoi sogni, dalla tua felicità e dal fatto di vivere una vita completa che ti faccia sentire bene nel momento in cui vai a dormire alla sera con quella sensazione. Oggi ho proprio lavorato bene, oggi ho fatto le cose bene, la mia vita è organizzata, mi sveglio al mattino e so esattamente cosa fare. Partiamo subito con le 5 categorie e lasciatemi in un commento in che categoria voi vi riconoscete. La prima categoria che ho identificato è il procrastinatore pigro. E attenzione, non è solamente la persona pigra, perché c'è una grande differenza. La persona pigra di sé non è un procrastinatore, è assolutamente in pace con se stesso non facendo una determinata cosa. Ma nel momento in cui il non fare questa cosa inizia a darti fastidio e inizia a sentire quell'ansia e quella sensazione di dovrei fare, ma non lo faccio, allora diventi il procrastinatore pigro. Le caratteristiche del procrastinatore pigro è che non ha mai voglia di fare e trova tutte le scuse per evitare di fare una determinata cosa fino all'ultimo istante possibile. Quindi si ritrova all'ultimo secondo dovendo lavorare magari per 2 giorni consecutivi, studiare per 2 giorni consecutivi in modo super intensivo, perché prima ha trovato ogni scusa per evitare di svolgere un determinato compito. Spesso il procrastinatore pigro, come scusa, afferma di lavorare molto bene sotto pressione e per questo lascia tutto all'ultimo secondo, ma tradotto in termini corretti, diciamo che è l'unico modo che conosce per poter lavorare. Ogni scusa è valida per poter iniziare il più tardi possibile, tipo guardare Facebook, tipo guardare YouTube, tipo mettersi a guardarsi una
una serie televisiva, eccetera, eccetera. È il tipico che schiaccia snooze sulla sveglia mille volte al mattino e non ha molta chiarezza su quali sono esattamente le azioni che dovrà fare nella giornata per poter arrivare a raggiungere i propri obiettivi. Spesso si ritrova a dover gestire ansia e stress dovuti proprio al carico di lavoro enorme che si ritrova nel momento in cui c'è una deadline. Ma cosa succede al procrastinatore pigro quando invece non c'è una deadline? Il problema del procrastinatore pigro è che va in modalità paralisi, io non scelgo niente, ovvero sì, dovrei un giorno fare la dieta, oppure sì, un giorno mi piacerebbe leggere di più, un giorno mi piacerebbe fare quel corso di danza che sono tanti anni che mi riprometto di fare. Il problema fondamentale è che il procrastinatore pigro trova molta comodità nella propria zona di comfort e fa molta fatica ad uscire dalla propria zona di comfort. Questo significa che diventa estremamente resistente al cambiamento e nel lungo periodo vive il cambiamento con ansia, può portare addirittura a stati depressivi. Il secondo procrastinatore che ho identificato è il procrastinatore insicuro, ovvero quella persona che piuttosto che agire rimane fermo. Perché? Perché ha paura del giudizio degli altri, ha paura di fallire e ha paura anche di avere successo. Questa è una tipologia molto interessante e dietro al meccanismo mentale di questa tipologia c'è una teoria che si chiama teoria dell'autoverifica. Questa teoria dice che le caratteristiche che noi identifichiamo in noi stessi determinano il modo in cui vogliamo che gli altri ci percepiscano. Questo crea grandissimi conflitti interiori quando ci troviamo a dover agire in situazioni che porteranno per definizione un cambiamento, perché movimento significa cambiamento, quindi entrare in modalità azione significa cambiamento. Questo potrebbe essere una persona che per tutta la vita si è identificata come una persona di successo, una persona brava a scuola, che magari pospone un desiderio che è quello di iniziare un business online oppure fare quel determinato master, perché la paura di fallire crea proprio un conflitto interiore nella identificazione che questa persona di se stesso, ovvero una persona di successo, una persona che non permette a se stessa di fallire, e la paura diventa: cosa succede se io fallisco? Cosa succede se io non dovessi performare come al solito? Ovviamente questo è un meccanismo interiore che noi non riconosciamo e questo porta a un conflitto interiore dato proprio dalla teoria dell'autoverifica. Oppure un altro esempio potrebbe essere: io mi identifico come una mamma a tempo pieno che si cura dei bambini, si cura della famiglia, la famiglia è un valore importantissimo e quindi procrastino sul prendermi cura di me, sul prendere tempo per me stessa, non andare in palestra con scuse tipo non ho tempo, proprio perché gli altri devono percepirmi come io mi identifico. Quindi, come vedete, questo è un meccanismo molto radicato e molto profondo del perché procrastiniamo. Ovviamente nella nostra mente vengono fuori tantissime scuse, ma è importante riconoscere quali sono i conflitti interiori che sperimentiamo nel momento in cui procrastiniamo, se siamo identificati nella teoria del procrastinatore insicuro. La terza categoria che ho identificato è il procrastinatore perfezionista. Questa persona solitamente ha tantissime ambizioni e solitamente le aspettative su se stesso sono altissime. Tendenzialmente il procrastinatore perfezionista tende a complicarsi la vita pensando a tutti i dettagli possibili e immaginabili e questo crea una sensazione di sentirsi sempre schiacciato e di bloccarsi rispetto al portare avanti un progetto o al portare avanti un compito che è importante per la persona stessa. Un esempio del procrastinatore perfezionista potrebbe essere la persona che non inizia per esempio una dieta perché dice: o inizio la dieta e quindi ho tantissima fame perché non posso mangiare niente, non posso bere niente, dopo le 17 non ci sono i carboidrati, mi devo svegliare al mattino prestissimo per andare in palestra, quindi non c'è la mezza misura, o fa tutto alla perfezione oppure non fa niente e si ritrova alla fine ad avere sogni e desideri, a pensare sempre al risultato massimo quando invece prendendo uno step alla volta raggiungerebbe molto di più. Tendenzialmente queste persone si fermano a metà dei progetti proprio perché sono schiacciate dalla mole di dettagli che vengono fuori e si sentono di dover prendersi carico di tutti i dettagli e di dover performare al massimo e al meglio
al primo colpo, quindi non si danno nemmeno il permesso di andare a rivedere determinate cose, ma dicono se non riesco a farlo benissimo al primo colpo, allora tanto vale che non lo faccia proprio. Un esempio comune è anche quando una persona vuole esporsi, aprire un canale YouTube, aprire un blog, spesso parte con ma non ho la telecamera giusta, ho solamente l'iPhone, oppure non so come fare un sito web, non so come farlo perfetto dall'inizio. Queste sono tutte scuse mentali che il procrastinatore perfezionista crea proprio perché mentalmente è difficile superare il fatto che una cosa può essere fatta in modo egregio, ma non perfetto, per poi poterla magari andare a rivedere in un secondo momento. Io, per esempio, quando ho iniziato il canale YouTube, è stato uno dei miei primi momenti. Ah, tra parentesi, io sono uno di questi procrastinatori perfezionisti. Quando ho iniziato il mio canale YouTube, è stato uno dei primi momenti in cui mi sono detta: sai cosa c'è? Io inizio con il mio iPhone su una pila di libri e un giorno magari migliorerò la qualità, ma in fondo quello che importa sono i miei contenuti. Quindi, anche se la qualità non è perfetta, non importa. E è stata una grande liberazione sapere che in realtà non contava poi così tanto. Quindi il perfezionista ha un'idea della realtà che è molto diversa dalla realtà stessa. La quarta categoria che ho identificato è il procrastinatore sognatore. Questa persona è estremamente positiva e ottimista, ha enorme entusiasmo, mille cose da fare, mille idee, si butta in mille progetti, ma poi in un qualche modo si perde nella fase di pianificazione, nella fase di visualizzazione e non riesce mai a arrivare a qualcosa di concreto. Il procrastinatore sognatore è super esaltato quando c'è un nuovo progetto, compra libri, compra corsi, compra tutto il necessario, quaderni nuovi, tutto nuovo, pensando che tutte queste cose siano fondamentali per poter iniziare il progetto stesso. Ma poi quando si arriva alla parte esecutiva ci sono tantissime resistenze e spesso si perde d'animo, perde interesse e passa oltre. Nel lungo periodo il procrastinatore sognatore inizia a sentirsi fallito, inizia a sentirsi di non essere in grado di portare avanti i progetti, di essere costante e può arrivare nell'estremo anche ad avere delle crisi di identità. L'ultima e quinta categoria di procrastinatore che ho identificato è il procrastinatore disorganizzato. Questa persona tipicamente non ha mai tempo, pianifica tutto al dettaglio, ma non c'è un giorno che riesca a portare avanti e sottostare alla pianificazione, che tendenzialmente è totalmente irrealistica. Appena qualcosa va storto, va nel panico, non pianifica mai dei momenti di recupero, tendenzialmente nel dettaglio pianifica il numero di pagine da studiare durante tutta la settimana, pianifica tutti i momenti liberi saturati e vive con estremo stress e panico tutte queste serie di azioni che pretende da se stesso. Sembra che non abbia mai tempo, le ore non bastano mai. Tipicamente questo procrastinatore dice: se solo avessi una giornata di 48 ore, allora sarebbe tutto a posto, quella sarebbe la soluzione ai miei problemi. Ma nonostante sia sempre impegnato a fare qualcosa, questa persona non arriva mai ai risultati, non conclude nulla. E allora si moltiplicano le lavatrici da fare, i piatti non sono mai in lavastoviglie e tendenzialmente questa persona vive col senso di essere sempre in ritardo su tutto. Il problema sta nel saper riconoscere il valore delle cose, delle azioni che hanno davvero un valore e saper dare delle priorità. Infatti questa persona è capace di iniziare 10 libri alla volta, ma non concludere nemmeno uno, non saper pianificare in modo realistico, ma prendersi tutto sulle proprie spalle per poi scoppiare e avere sempre proprio questa sensazione di incompleto e di essere sempre in ritardo. Quindi, adesso che hai sentito le 5 tipologie, tu che procrastinatore sei? Scrivimi in un commento qui sotto la categoria a cui appartieni. Io, come dicevo, mi sono identificata in più di una categoria, ma diciamo che la categoria numero 3 del perfezionista è quella principale. Quando ho iniziato a capire che il procrastinare era la ragione numero 1 per cui non riuscivo a vivere la vita che avrei voluto, e in realtà la vivevo nella mia mente, ma non nella realtà, ho iniziato a lavorare proprio su questo e ci sono una serie di step che vanno fatti per riuscire a smettere di procrastinare in modo duraturo nel tempo, in modo sostenibile e reale. Come dicevo, il primo step è riconoscerti e il secondo step è iniziare a prendere delle strategie, degli strumenti che possono essere
utili in base alla personalità di procrastinatore che c'è dentro di te. Io ho preparato quindi un video che segue questo video che puoi ricevere direttamente in questo momento nella tua casella email. Se clicchi qui sotto nell'info box oppure anche qui sul video, come vedi, puoi lasciare i tuoi dati e puoi ricevere un video dedicato a strategie e strumenti per iniziare a lavorare su ogni tipologia di procrastinatore. Quindi, se hai aperto questo video sapendo che stai rimandando tantissime cose che potrebbero davvero renderti felice, e se sogni una vita in cui tutte le sere vai a dormire con la sensazione di aver compiuto qualcosa, di aver portato a termine i tuoi progetti che sono allineati ai tuoi valori, a quello che veramente vuoi della tua vita, non perderti l'opportunità di ricevere direttamente nella tua casella email il prossimo video per iniziare a demolire il procrastinatore che c'è in te. E noi ci vediamo nel prossimo video.